precisare che noi non dobbiamo dire la verità per convincere quelli che non la conoscono, ma per difendere quelli che la conoscono. Attraverso queste parole di William Blake um, vogliamo cominciare questo nostro appuntamento della vera storia di Padre Pio da Pietrelcina. Uh, dove siamo arrivati? Ecco, dopo appena tre giorni dalla professione semplice, lunedì 25 gennaio 1904, Frappio da Pietrelcina parte dal noviziato di Morcone, uh, con un impegno che sentirà per tutta la sua vita e che svelerà poi in una lettera uh, del novembre del 1922. Lui scrisse proprio questo: che Gesù mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere di esempio ai miei fratelli, in modo che il fervore continui sempre e si accresca sempre più in me, da far di me un perfetto cappuccino. Questo era il convento di eh, Sant'Elia a Pianisi ai tempi di Padre Pio eh, dove ha soggiornato dal 1904 al 1907 diciamo che questi saranno gli anni che andremo insieme a sviluppare al chiarico pietrelcinese mancano sei anni di studio eh, per vedersi consacrato sacerdote li percorre nonostante la gracile salute passando poi per cinque conventi che conosceremo insieme. Viene così eh, trasferito come eh, suo percorso di studi nel convento di Sant'Elia a Pianisi, siamo in provincia di Campobasso per proseguire gli studi ginnasiali e iniziare così quelli di retorica, di filosofia, di teologia. E allora ci aiuterà in questo eh, percorso a ricostruire la presenza di Padre Pio a Sant'Elia Pianisi fra Aldo Broccato che vediamo qui eh, in collegamento con noi originario di Sant'Elia, rettore della chiesa di San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo, vice postulatore della causa del venerabile padre Raffaele eh, Pietruccelli, perché? Perché avremo modo anche di raccontarvi la storia del venerabile padre Raffaele nativo di Sant'Elia Pianisi eh, morto a Sant'Elia Pianisi in concetto di santità qualche anno prima dell'arrivo di padre Pio da Pietrelcina, quindi grazie padre Aldo per la tua disponibilità, ma saremo anche eh, direttamente a Sant'Elia a Pianisi e in questo ci aiuterà eh, Fra Giuseppe Triscioglio. eccolo qui lo vediamo. Eh, grazie Padre Giuseppe perché anche tu ci aiuterai a conoscere questi luoghi, i luoghi dove è stato presente il giovane chierico Fra Pio da Pietrelcina. Grazie a voi, benvenuti nel nostro convento di Sant'Elia Pianisi, dove Padre Pio giunse nel 1904 dopo aver vissuto l'anno di noviziato a Morcone e dove resterà per poco più di tre anni sino praticamente alla data clou del 27 gennaio del 1907, data in cui proprio in questo convento, in questa chiesa, Padre Pio diventerà frate per tutta la vita emettendo la professione dei voti perpetui di povertà, castità e obbedienza. Benvenuti ed entriamo a conoscere il nostro convento. Bentrovato, bentrovato fra Giuseppe, avevamo modo di conoscere tanti angoli di questo bellissimo convento di Sant'Elia Pianisi, ecco un convento dove ai tempi 1600 una commissione di benefattori supplicava il padre generale dell'epoca che era Uh, Lorenzo da Brindisi, poi santo, che si trovava a Campobasso, uh, supplicava appunto uh, il padre generale ad inviare dei frati a fondare un nuovo convento proprio in quel paese. E con la benedizione, così, del santo cappuccino, il 4 ottobre del 1604 fu piantata. La croce è posta la prima pietra per la costruenda chiesa che, come era naturale, fu dedicata a San Francesco d'Assisi. Eh, padre Aldo, eh, com'era Sant'Elia Pianisi ai tempi di Fra Pio e come oggi? Allora, Sant'Elia al tempo di Padre Pio certamente era un paese in fermento. Dobbiamo ricordare che era l'inizio del secolo, 1904 da poco potremmo dire si era conclusa anche l'unità d'Italia ed è dopo l'unità d'Italia che Sant'Elia ha avuto anche eh, come dire, la, il decreto per potersi chiamare Sant'Elia a Pianisi per il semplice fatto che una volta fatta l'unità d'Italia per distinguersi da altri paesi che portavano lo stesso nome Sant'Elia fece aggiungere eh, quest'altro nome che è riferito ad un borgo ormai abbandonato non lontano da Sant'Elia e dove la popolazione si era trasferita tutta a Sant'Elia Pianese in sostanza. E certamente era un paese in fermento, come potevo dire, tra l'altro eh, alla fine del 1800 e l'inizio del 1900 ha raggiunto anche il massimo della popolazione, circa 6.000 abitanti, anche perché era un paese potremmo dire molto attivo, c'erano dei piccoli imprenditori che poi segneranno nella storia la vita del paese e anche l'economia del paese, anche se allo stesso tempo bisogna dire che in quel periodo cominciarono le prime migrazioni. Migrazioni che servivano semplicemente per andare a recuperare, potremmo dire, ecco per quelle che sono un po' anche le mie conoscenze storiche del paese, a recuperare del capitale per poter acquisire delle proprietà, magari la terra, gli immobili e quindi costituirsi come figure all'interno del paese che promuovevano un certo progresso anche sociale, perché allora si costituivano questi comuni. Cominciavano a vivere nel nuovo regno d'Italia. In rapporto allora, ecco, possiamo dire che oggi è tutto il contrario. Ecco, Sant'Elia è un piccolo paese, per adesso credo sia fermo a 1500-1600 abitanti, perché ovviamente, dopo le varie situazioni di questi anni, sempre di più i paesi dell'entroterra, del Molise, possiamo dire in genere, sono paesi un po' emarginati, un po' abbandonati. E quindi di conseguenza è venuto meno anche il lavoro. Voglio ricordare che Sant'Elia, soprattutto anche negli anni 60, aveva ancora una sorta di movimento economico, perché c'erano i cosiddetti pastifici, si produceva pasta, oleifici. Tra l'altro alcuni di, di questi e di queste industrie si sono trasferiti ovviamente o nel capoluogo o comunque sono andati al di fuori della regione molise e continuano ancora... A produrre, purtroppo, però il paese è rimasto così. Quindi diciamo che quando Padre Pio è arrivato a Sant'Elia, eh, Sant'Elia era un paese in progresso. Oggi, purtroppo, ecco, lamentiamo tante carenze e speriamo che possano essere eh, comunità, paesini che possano comunque rinascere al di là di tutto perché il territorio è molto importante anche da un punto di vista sociale, economico e perché no poi religioso con la presenza che c'è stata appunto di Padre Pio lì. Anche perché in questo convento, quando uh, Fra Pio da Pietrelcina giunse, quindi siamo nel 1904, il 25 gennaio, ecco, per i suoi studi, per il suo itinerario, um, fu uh, subito colpito uh, da, uh, dalla cella del frate minore Cappuccino che ormai. Era deceduto qualche anno prima in concetto di santità fra Raffaele Petruccelli da Santelia Pianisi, eh, che era morto proprio il 6 gennaio del 1901. E quindi eh, anche gli altri confratelli già avevano avuto modo di sentir parlare di padre Raffaele. A Morcone, ma qui a Sant'Elia, a Pianisi, era ancora uh, più vivo il ricordo dei, dei confratelli e quindi comincia ad approfondire la conoscenza e la figura e l'esemplarità di questo frate eh, cappuccino che mai più anche ha uh, dimenticato. E allora noi vogliamo andare a conoscere più da vicino questo frate della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, oggi venerabile. Padre Raffaele, al secolo Domenico Petruccelli, nasce il 14 dicembre 1816 in Sant'Elia di Campobasso. Il 10 novembre 1834 veste l'abito dei cappuccini nel noviziato di Morcone e prende il nome di Fra Raffaele. Il 10 novembre 1835 emette a Morcone i voti di castità, povertà ed obbedienza e si consacra definitivamente al Signore. Dal 1836 al 1840 svolge il suo curriculum studi nei conventi di Agnone, Serra Capriola, Bovino e Larino. Il 29 marzo 1840 a Larino, per divina volontà, viene consacrato sacerdote. Nel 1852 torna a Morcone con l'incarico di vicemaestro dei novizi, dopo una lunga permanenza nel convento di Torre Maggiore. A 41 anni, nel 1857, giunge a Campobasso ed inizia a prestare il suo ministero presso la Chiesa della Madonna della Libera. È il momento di una particolare intensità della sua vita religiosa ed eucaristica, del crescente richiamo di fedeli devoti ed ammirati dall'umiltà e dalla semplicità schiva di questo frate. In questi anni cominciano le prime manifestazioni di fatti straordinari. Alcuni confratelli lo vedono elevarsi in estasi, parlare con la Vergine, a voce alta e con confidenza di figlio. Nel 1865 torna al convento del suo paese natale e qui rimarrà per circa vent'anni. Sono anni duri per le conseguenze della legge della soppressione del 7 luglio 1866 che mira alla confisca del patrimonio ecclesiastico. A padre Raffaele viene concesso di rimanere in convento, unico caso della provincia monastica. Nel 1866 viene trasferito a Morcone dove ricopre l'incarico di padre spirituale di novizi. Il 18 settembre 1900, accolto da un'incredibile devozione popolare, torna a Sant'Elia Pianisi in umiltà. La sera dell'Epifania del 6 gennaio 1901 era sereno e nulla faceva presagire la sua fine. Che giunse inaspettata dagli altri, ma tanto attesa e desiderata dal santo religioso tra le 20.30 e le 22, proprio a conclusione di quel giorno festivo. Il 26 aprile 1936 le spoglie mortali di padre Raffaele vengono traslate nella chiesa del convento, dove sono conservate e venerate. Nel 1949 viene avviata la causa di beatificazione. Il processo informativo diocesano viene chiuso in modo affrettato nel 1951. Il 14 dicembre 2000 viene riaperta l'istruttoria del processo. Il 17 giugno 2006, in occasione del 190° anniversario della nascita di Padre Raffaele, si è chiuso il processo diocesano. Fatta demum, deisce omnibus rebus, summo pontifici Francesco per Il 28 settembre 2019 viene proclamato venerabile, un traguardo atteso da anni, segnando così in modo significativo il cammino verso la beatificazione. servi Dei Raffaelis a Sant'Elia ad Planisios, sacerdotis professi, ordinis fratrum minorum capucinorum, in casu et ad effectum de quagitur. Amen. Realdo, abbiamo ascoltato questa scheda eh, che ci ha raccontato la storia di Padre Raffaele Petruccelli. Eh, tra l'altro questo convento non è stato mai chiuso nonostante la soppressione degli ordini religiosi. Il convento di Sant'Elia non è stato mai chiuso del tutto anche durante la soppressione degli ordini religiosi. Perché poiché Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi che oggi è venerabile, era molto stimato dai santeliani, quindi era già ritenuto santo in vita: lo chiamavano il monaco santo. Ecco, godeva di una grande stima e con la soppressione lui ha conservato l'abito, ha continuato a vivere in convento anche se un po' relegato soltanto in alcuni locali. Apriva e chiudeva la chiesa, custodiva il luogo religioso in senso stretto e officiava a qualche funzione. D'altronde anche il sindaco di allora, Baldassarre Colavita, che pure doveva far applicare le leggi, temeva di opporsi a questa presenza proprio perché eh, come dire, avrebbe, eh, non avrebbe riscosso successo tra il popolo, quindi fece capire anche alle autorità eh, competenti di allora che bisognava tollerare, tra virgolette, un po' questa presenza. E padre Raffaele ecco, custodì questo governo, che in sostanza alla fine non fu mai chiuso. Ma quello che mi piace sempre, io sono vicepostulatore della causa di beatificazione di padre Raffaele da Sant'Elia Pianissi, quello che mi piace sottolineare sempre è che c'è come una sorta di passaggio di testimone, in ragione di quella che è la realtà della santità, ma soprattutto anche in ragione della nostra provincia, di quella che è stata un po' la storia della nostra provincia. Perché? Perché Padre Pio sarà un protagonista della rinascita della provincia. Quando nel 1886 finì la soppressione e le province cominciarono a rinascere, soprattutto coloro che eh, diciamo, erano andati via ritornarono nei conventi. però Diciamo che c'erano frati che avevano intrapreso altre strade. Quando vennero i frati dalla Toscana per riprendere il discorso nella nostra provincia, ecco loro. Diciamo che questi frati, ormai che da anni vivevano fuori dalla casa religiosa, non furono molto accoglienti nei loro confronti, in sostanza. Mentre invece, ecco, soprattutto al noviziato di Morcone. Loro vollero la presenza di Padre Raffaele, che già era stato a suo tempo a Morcone, vicemaestro e che ritornò insieme a questi frati di Toscana per ricostituire appunto il percorso formativo di coloro che diciamo nuovamente volevano riintraprendere la vita religiosa. Padre Raffaele stette a Morcone fino al 1900. Eh, cioè, fino a settembre del 1900, quando poi tornò a Sant'Elia Pianisi e, e morì perché poi, nel 6 di gennaio del 1901, padre Raffaele morì. Allora c'è una vicinanza, io suppongo, poiché anche a Morcone padre Raffaele aveva fama di santità, suppongo che quando, fra Camillo, ugualmente di Sant'Elia Pianisi, andava per le campagne anche di Petrilcina e quindi. Aveva conosciuto il piccolo Francesco Forgione, la sua famiglia, poi Padre Pio era innamorato della sua barba. Ecco perché no? Posso supporre che eh, fra Camillo gli abbia parlato di Padre Raffaele, o forse, comunque, anche nell'ambiente tra Morcone e Piedrecina, sono tutti paesi molto vicini. La fama di santità di Padre Raffaele era già conosciuta, era già conosciuta. Inoltre poi lui va proprio a Sant'Elia Pianisi nel 1904, Padre Raffaele è morto nel 1901, quindi posso supporre che nel paese si parlava, si sentiva questo amore dei Sant'Eliani verso Padre Raffaele che all'epoca avesse portato addirittura al cimitero ancora. E quindi posso supporre che Padre Pio abbia sentito molto parlare di padre Raffaele. Tra l'altro poi nel 1956. Lui farà una preghiera, un elogio a Padre Raffaele, riconoscendogli quelle virtù di cui si rammaricava perché non l'aveva conosciuto di persona. Ma proprio in questa preghiera dice, ma ho conosciuto, ti ho conosciuto al profumo delle tue virtù. E io dico sempre quelle virtù che poi proprio in lui, in Padre Pio, hanno potuto ancora più rifiorire e fiorire. E padre Pio, eh, scrive questa preghiera, questo, questo elogio molto bello nei confronti di padre Raffaele. Tra l'altro lamentandosi anche all'epoca con il postulatore generale, quasi a dire tu fai passare diciamo, nelle cause di santi diciamo chi vuoi tu, dice non ti rendi conto che padre Raffaele è un grande santo, però non è andata avanti la causa. Purtroppo che padre Raffaele, subito dopo diciamo, aver aperto la causa, aver concluso anche l'iter diocesano, poi quando la causa arrivò a Roma, diciamo, si fermò, ma si fermò forse più per inezia di coloro che si dovevano occupare e non per diciamo, la ricchezza anche della documentazione che c'era. Poi è stata riaperta ovviamente la causa. Però io reputo che la provincia ha avuto in queste due figure ecco, colui che ha custodito ciò che c'era, passandolo poi a colui ha ridato alla provincia un sussulto nuovo di vita e soprattutto poi di santità. Allora vogliamo entrare direttamente nella chiesa di San Francesco d'Assisi di Sant'Elia a Pianisi dove eh, ci attende fra Giuseppe, ecco lo vediamo, fra Giuseppe. fra Giuseppe a Sant'Elia fra Pio eh, come abbiamo già ascoltato da Padre Aldo approfondisce la spiritualità di questo suo confratello morto in concetto di santità. Sì, Francesco, quando Frappio verrà qui a Sant'Elia, appunto nel 1904, tre anni prima, la sera dell'Epifania del 1901, moriva padre Raffaele da Sant'Elia Pianissi, che attualmente è venerabile. Siamo in attesa ecco, che ci sia un miracolo perché possa essere proclamato beato. E giungendo padre Frappio qui a Sant'Elia, in questo convento si respirava la santità di padre Raffaele che veniva riconosciuto già come il monaco santo. E ci troviamo in chiesa qui, proprio dinanzi all'urna che custodisce il cranio del venerabile padre Raffaele. Che appunto, come dicevo, muore il 6 gennaio del 1901, sino al 1936 eh, sarà appunto nel cimitero mh, del paese. Poi nel 1936 verrà aperta la causa di canonizzazione di Pare Raffaele, allora Sant'Elia faceva parte dell'arcidiocesi di Benevento, per cui dal 36 sino al 2016 praticamente il cranio di Pare Raffaele è stato custodito in questo chiesa ma in un'altra nicchia eh, perché poi nel 2016 nel bicentenario della nascita del venerabile pare Raffaele ecco è stata fatta un'ulteriore ricognizione canonica ed una traslazione di questo cranio che è stato posto in quest'urna all'interno di questa edicola che è stata realizzata con ecco delle icone che ehm, rappresentano un po' alcune delle scene significative della vita del venerabile padre Raffaele, eh, padre Raffaele come modello di confessore, padre Raffaele sempre impegnato nella formazione dei giovani frati e poi l'evento simpatico, tra virgolette, durante l'Unità d'Italia di padre Raffaele che salva la vita di un brigante che era stato ingiustamente accusato per una questione di omonimia, questo, diciamo, questo contadino era innocente e padre Raffaele si frappone praticamente tra la gendarmeria e l'autorità che voleva fucilare questo brigante facendo capire che era innocente, siccome già nel periodo dell'unità d'Italia, pare Raffaele era qui a Sant'Elia, era riconosciuta la santità di pare Raffaele, fu dato credito alla sua posizione e quindi questo contadino insomma, ebbe salva la vita. Fra Giuseppe, intanto ti diamo l'opportunità di spostarti in un altro luogo del convento di Sant'Elia Pianisi per mostrarci quanto di prezioso custodite voi frati a Sant'Elia Pianisi eh, per quanto concerne la presenza di questo eh, frate minore cappuccino, meglio noto come il Monaco Santo, ecco il venerabile padre Raffaele. Lo facciamo proprio con un contributo d'archivio. Eh, si tratta di un'intervista che realizzai a eh, padre Camillo Colavita. di Felice memoria, ex vice postulatore eh, della causa di padre Raffaele, lui innamorato, lo dobbiamo dire, innamorato di, di padre Raffaele, e soprattutto anche ha dato un grande input alla causa eh, di beatificazione eh, di, del venerabile, oggi venerabile, ehm, padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi. Un'intervista che realizzai proprio nello stesso luogo dove eh, poc'anzi abbiamo visto eh, padre Giuseppe Triscioglio. I Santeliano sono, hanno una devozione straordinaria, eh, basta andare all'estero, in ogni casa, forse non, può non esserci l'immagine di padre Pio, ma c'è sempre l'immagine di padre Raffaele, perché mh, nel paese si è avvertito e si è avverto questa presenza, anche perché gli anziani del tempo ricordano, il distacco dai soldi, lui no, non toccava mai i soldi, ma quando era costretto, faceva mettere i soldi eh, nel mantel, sul mantello, sull'emba del mantello. Era il confessore, ecco perché prepara il padre Pio. Perché lo stile di padre Raffaello lo troviamo anche l'apostolato di padre Pio. Era il confessore della zona, la sua Eucaristia durava più del solito. Un uomo di preghiera, un uomo. Più che andare, era il popolo che veniva da padre Raffaele, era ricercato a quei tempi come uomo di santità. Fra Giuseppe, intanto noi ti stiamo seguendo con il nostro operatore all'interno del Museo del Convento di Sant'Elia Pianisi. Abbiamo intravisto diversi ambienti. In che sala ti trovi? Questa è la sala dedicata al venerabile padre Raffaele, dove ecco, custodiamo alcuni oggetti insomma, che eh, erano di appartenenza... A Pare Raffaele, alcuni strumenti ecco, per la disciplina, un quadro collocato appunto nella cella di Pare Raffaele, una, una pisside e un testo appunto di filosofia e teologia. Ciò che custodiamo appunto è la stola. E la mantella accanto alla quale c'è l'urna che ha custodito il, il cranio di pare Raffaele dal 1936 anno in cui si aprì la causa di canonizzazione sino al 2016 nel bicentenario poi della nascita in cui è stata fatta un'ulteriore ehm, ricognizione canonica e poi traslazione per cui attualmente il cranio del venerabile pare Raffaele è custodito in un'altra urna una cosa interessante è appunto questo carboncino che fu fatto praticamente quando padre Raffaele morì. Siccome morì già in concetto di santità, fu chiamato un artista di Ripabottoni che venne a Sant'Elia nonostante come dire, quella, quel giorno dell'Epifania avesse nevicato tanto. Per poter realizzare come dire, un carboncino, qualcosa di immediato, prima che appunto il corpo venisse chiuso. e Qui Padre Raffaele era già morto. Si dice che per giorni, il tempo insomma che era stato permesso per l'esposizione, quindi la venerazione, si mantenne, caldo, si mantenne caldo. Per cui fu rivestito del saio, della stola. Fu realizzato questo carboncino. Questo è il volto di Pare Raffaele quando, del venerabile padre Raffaele quando morì. E fu fatto appunto questo carboncino prima che poi il suo corpo venisse chiuso nella bara. Una cosa simile poi ho saputo che fu fatta anche a Don Bosco. Uh, il quale chiese ai suoi confratelli che eh, nel momento in cui fosse avvenuto il suo trapasso, ecco, i suoi ragazzi dell'oratorio avessero il ricordo di Don Bosco come se uscisse per celebrare la messa in loro favore e quindi anche a Torino, anche a Don Bosco hanno fatto una cosa simile, per cui ecco, da morto lo rivestirono con i pani della celebrazione. E appunto per come dire, far sì che i ragazzi dell'oratorio potessero avere il ricordo di Don Bosco non come ecco, un corpo ormai esanime, ma come ecco, una presenza che stesse per celebrare messa in loro favore. Ecco questo è anche un modo per rispettare ecco, le persone che non soltanto ci hanno preceduto nella vita ma anche nella fede e che muoiono già in concetto di, di santità. Fra Giuseppe, intanto ti diamo ecco, l'opportunità di raggiungere un altro luogo della, del convento della Fraternità di Sant'Elia, ci dirai tu dove. Eh, intanto dal nostro archivio recuperiamo anche... Uh, un breve, uh, una breve riflessione di Fra Luciano Lotti che ci racconta gli ultimi anni di vita di padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, accennando proprio a quel carboncino di cui tu parlavi, a quell'immagine che dal 6 gennaio 1901 si conserva appunto in convento. E quando nel settembre del 1900 è rientrato al suo paese, sostanzialmente c'è stata un'acclamazione un generale proprio perché veramente era il Monaco Santo che tornava al suo paese. Quindi il giorno della morte, i funerali, ci sono, stati, ci sono nel processo le testimonianze Grazie. di tantissimi sacerdoti, eh, veramente ha veramente riscosso un plauso generale e poi c'è stato il prodigio della mollezza del corpo. Cioè, eh, tra i vari fenomeni mistici che ci sono stati, il, corpo. il corpo non si è irrigidito. Quando è stato seppellito, ancora dopo i funerali, dopo tutto era ancora completamente morbido, eh, tanto che gli riuscirono a fare pressione delle fotografie seduto da morto perché non. non si era rigidito. Non, non si era La, morte non non La morte non, non sembrava non averlo toccato. E chiaramente, subito dopo, soprattutto a Santa Pianisi, c'è stata questa devozione. Grande acclamazione. Immediatamente è stato chiamato il Monaco Santo. Intanto torniamo nel convento di Sant'Elia a Pianisi, siamo all'interno della eh, clausura, eh, il nostro operatore sta seguendo Fra Giuseppe e Triscioglio, siamo nel cuore della clausura del convento dei cappuccini di Sant'Elia a Pianisi. Eccoti. Con il nostro percorso all'interno del convento giungiamo in quella che è attualmente la cappella interna dei frati, ma in realtà questa cappella interna si trova nella celletta dove è morto il venerabile padre Raffaele il 6 gennaio, la sera del 6 gennaio del 1901. E questo è il luogo in cui fra Raffaele da Sant'Elia Pianisi morì nel 1901. Tra l'altro c'è una frase, chiederei all'operatore di tornare nel museo perché c'è una frase impressa proprio nel muro del museo del convento è un pensiero che ha espresso Padre Pio ormai adulto cappuccino di San Giovanni Rotondo e ricollegandomi alle parole di Padre Aldo ecco quando Padre Aldo ha raccontato di questo passaggio di testimone da parte di Padre Raffaele a Padre Pio nella provincia religiosa mi piace qui recuperare anche quanto detto da altri confratelli come ad esempio eh, padre Alessandro da Ripabottoni che scrive il convento di Morcone dove Francesco Forgione, eh, quindi frappio da Pietrelcina, giunse solo due anni e qualche mese dopo la partenza di padre Raffaele, quindi il convento di Sant'Elia Pianisi dove fu mandato nel 1904, tre anni dopo la morte di padre Raffaele, il convento di Serra Capriola dove iniziò i suoi studi di teologia, olezzavano ancora delle virtù del servo di Dio, ovvero oggi venerabile. Il suo ricordo era molto vivo. Nella memoria dei confratelli, dei fedeli, dei ragazzi, degli studenti, come Frappio da Pietrelcina, che ne esaltavano così la santa vita. E ogni volta che si parlava di questo monaco santo, le sue erano sempre parole di elogio. Un vincolo spirituale, dove leggeva queste due anime piene di amor di Dio e tale eh, invisibile solidarietà è diventata così quasi materialmente visibile eh, nel 1972 quando a pochi metri dalla stanzetta, cappellina di eh, Padre Pio veniva aperta al pubblico anche la celletta di Frappio da Pietrecina, ma di questo ve ne parleremo Uh, più uh, in là. C'è una frase impressa proprio nel muro del museo del convento di Sant'Elia a Pianisi. Eccolo qui, ci siamo. Un pensiero che ha espresso padre Pio, um, ormai adulto, cappuccino di San Giovanni Rotondo. Ecco, se, eh, abbiamo un ecco la possiamo leggere insieme. O oh, anima candida ed eletta di padre Raffaele, io non sono stato degno di far parte di coloro che ti hanno conosciuto nel tuo pellegrinaggio terreno. Ma ringrazio il Dio che mi ha fatto conoscere al profondo delle tue virtù. La tua vita mi rapisce la mente ed il cuore, e piaccia a Dio di poterti anche in minima parte imitare. Ora che tu godi la visione di Dio, prega per me, per la provincia monastica, affinché lo spirito tuo e quello del serafico padre San Francesco risplendano sempre più nei singoli suoi. Figli. Quando è stato scritto questo pensiero da Padre Pio? Si tratta del eh, registro dei visitatori della casa di padre Raffaele a Sant'Elia Pianisi. Chiaramente Padre Pio nel 1956, perché si tratta del 5 aprile del 1956 non poteva andare, a, 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 non è stato a Sant'Elia Pianisi, ma ci fu una delegazione che da Sant'Elia Pianisi andò. Uh, venne qui a San Giovanni Rotondo e consegnò il registro dei visitatori e lì poi eh, di suo pugno eh, così eh, andò a, ad esprimere un pensiero per Padre Raffaele. Proprio su questo vogliamo ascoltare anche un altro contributo dall'archivio. Eh, ecco, ricordando così un nostro caro amico, un amico di Padre Pio TV di diversi anni fa, Samuele Colavita che ci raccontò eh, questo episodio. Anche lui molto innamorato di Padre Raffaele e soprattutto di Sant'Elia Pianisi e del convento e dei frati di Sant'Elia Pianisi. Ascoltiamo tra i visitatori di questa casa di Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, nel registro dei visitatori c'è una firma di un illustre pellegrino, possiamo dire, custodita in questa casa. Oggi abbiamo una fotocopia. È la, è la famosa eh, dedica preghiera di Padre Pio eh, a Padre Raffaele. O, can, o anima candida ed eletta di Padre Raffaele che eh, Padre Pio volle, volle dedicare al nostro ehm, concittadino Padre Raffaele nell'aprile nell del 1956 ecco, Come si trova qui? Dato ecco, che Padre Pio non, non viaggiava No, non, non è certamente venuto qui ma il registro delle firme fu portato a San Giovanni Rotondo perché spesso per esempio, anche in occasione dell'inaugurazione della statua eh, di Padre Raffaele, eh, andò una delegazione del comune da, da Padre Pio e che praticamente approvò il progetto della statua. E, quindi, e ogni volta che andavano a San Giovanni Rotondo, Padre Pio era solito dire: Ma voi avete un santo in casa, cosa venite a fare da me?. Quindi, eh, questo dimostra l'affezione, la, 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 la stima essere vissuto in, in convento poco dopo che padre Raffaele è morto nel convento di San Delio per padre Pio credo che sia stato il padre Raffaele un esempio e eh, eh, diciamo una, una guida per, la sua, per il suo percorso di santità E prima di conoscere la vita di Padre Pio all'interno del convento di Santeria Pianisi in questi anni 1904-1907, a gennaio del 1907 concluderà eh, lo con lo studentato, con la professione eh, solenne, il 27 gennaio, vogliamo analizzare anche quello che accadeva nella storia, nel mondo in quegli anni andando ad analizzare tre anni in particolare il 1904, il 1905 e il 1906 dai 17 ai 19 anni di frappio da pietricina che cosa stava accadendo nel mondo? ecco la storia ci racconta questo che il 7 gennaio viene stabilito um, che il segnale d'allarme si di, questo acronimo CAM Quick Distress venite presto siamo in pericolo ecco tradotto in italiano questo segnale di soccorso radio grafico in codice morse viene stabilito che eh, sarà utilizzato per eh, le situazioni di soccorso a livello internazionale venne anche adottato eh, per eh, il segnale di soccorso che diedero dal Titanic mh, per essere appunto aiutati non ci fu l'SOS ma ci fu il CQD l'SOS entrerà in vigore quattro anni più tardi Uh, il, 20 il 20 gennaio del 1904, lo vediamo, Papa Pio X va ad abrogare con la uh, commissum nobis, il diritto di veto uh, dei re cattolici in conclave verso persone a questi sgradite, quindi uh, era in vigore da secoli e l'ultima volta era stato usato proprio dal cardinale uh, Puzzina per conto dell'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe I d'Austria durante uh, il conclave che è proprio Papa Pio X e lui subito, immediatamente andò ad eliminare eh, questo diritto di veto che venne usato proprio l'ultima volta contro il, uh, un cardinale eh, che faceva parte del, del conclave. Poi il 22 marzo, lo vediamo di fianco, è un giornale e vediamo proprio la copia del giornale del 22 marzo del 1904, il giornale statunitense dell'Illustrated Mirror è il primo a pubblicare una fotografia a colori, mentre l'11 dicembre del 1904 1904, sempre Papa Pio X canonizza eh, Gerardo Maiella, che era già beatificato da Papa Leone XIII nel 1893. Gerardo Maiella era un religioso italiano della Congregazione del Santissimo Redentore, nato a Muro Lucano nel 1726, morto a, a Materdomini il 16 ottobre 1755. Nel 1905 invece fu un anno definito miracoloso tra virgolette, per Albert Einstein che in quattro pubblicazioni andrà a rivoluzionare la fisica moderna dimostrando matematicamente l'effetto fotoelettrico e il moto brownianio ma soprattutto eh, l'introduzione della relatività ristretta. Poi il 4 aprile, ecco purtroppo in India un terremoto nei pressi di Kangra va ad uccidere 20.000 persone, veniva sconvolta così l'India da uno dei terremoti più forti e devastanti, tra l'altro della sua storia. Tra l'altro poi l'11 giugno del 1905 Papa Pio X va a pubblicare l'enciclica Il fermo propositi, che sigla così la nascita dell'azione cattolica italiana, enciclica che è diretta ai Vescovi d'Italia, tratta dello sviluppo dell'azione cattolica, quindi dell'apostolato dei laici italiani nel contesto storico di quegli anni. Mentre il 17 giugno, lo vediamo in questa foto di fianco, il primo dirigibile italiano, l'Aeronave Italia, si alza in volo da Schio, siamo in provincia di Vicenza, ehm, fece il suo primo volo, usciva dalla rimessa, come vediamo da questa foto, con il tricolore e ehm, questa navicella dove, eh, Prendevano posto il conte da Schio, il tenente Ettore Cianetti ehm, e il meccanico Bottazzi. È eh, una cosa storia, quindi vanno anche ricordati tutti questi nomi. 8 settembre l'Italia eh, ricorda il terremoto della Calabria ormai famoso come terremoto della Calabria nel 1905 furono 557 le vittime eh, fu un grave sisma che si andava ad abbattere sulla Calabria centrale tirrenica devastando così una vasta area tra Cosenza e Nicotera durante la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1905 intorno all'una eh, del mattino eh, il sisma ebbe una magnitudo di circa 7.05 1906, ecco andiamo a concludere gli anni che stiamo raccontando della storia di Padre Pio perché il 1907 eh, lo mh, riprenderemo in un altro, in un altro contesto. Eh, il 31 gennaio un altro terremoto devasta la Colombia, eh, eh, magnitudo 8.6, il terremoto tra Ecuador e Colombia. Un evento sismico importante che causò anche un violento tsunami che investì poi le coste dei due paesi, provocando migliaia di morti. Mentre poi lo vediamo di fianco, questa cartolina storica del 1906, è proprio il Vesuvio che erutta. Un evento eruttivo durato dal 4 al 21 aprile del 1906, eh, più grande eruzione vesuviana del XX secolo. La, tra l'altro. Un'immane colata l'avica si diresse verso torre Annunziata, bloccata dalle mura del cimitero. La nube gassosa che generò poi nelle ultime ore di attività spazzò via la cima. Svuotò così la camera magmatica. A causa della pioggia di cenere fu quasi completamente sepolta Ottaviano. Eh, causando circa 300 morti, eh, tanto che fu chiamata la Nuova Pompei e delle, 5, cioè, delle 105 persone che si rifugiarono in una grande chiesa a San Giuseppe Vesuviano morirono quando le ceneri sfiorarono il soffitto e la lava bruciò il, pur, il portone di legno. E fu un eh, vero e proprio um, evento eh, drammatico. Tra l'altro fu anche documentata questa eruzione in un cortometraggio. Il 18 aprile, eh, siamo sempre con, purtroppo con i terremoti, eh, la vediamo in questa immagine, si tratta di San Francisco, un terremoto di magnitudo 8.3 distrugge la città di San Francisco, eh, un violento sisma, inizialmente si pensava che erano solo 500 i morti ma in seguito si scoprì che il disastro. Fu molto più grande che fu sotto, sottostimato dalle autorità dell'epoca, specialmente per quanto riguarda l'area dove viveva la popolazione cinese. La cifra approssimativa che più si avvicina alla realtà è quella di almeno 3.000 morti. Mentre poi nel, uh, a fine 1906, uh, lo vediamo in questa, uh, in questa foto d'epoca, uh, si tratta di Reginald Fessenden uh, che trasmette nel Massachusetts, uh, siamo negli Stati Uniti, il primo programma radiofonico. Una lettura di poesie, una solo di violino, un discorso, quindi possiamo dire che uh, parte proprio da questa data, in questo anno parte e, e nasce la radio, ecco, da questo punto di vista come intrattenimento. Ecco, questa era la storia un po' che eh, mh, caratterizzava gli anni in cui eh, Frappio, studente chierico, era a Sant'Elia a Pianisi. Eh, da Sant'Elia andrà via nel 1907, quando andrà ad emettere la professione, ma eh, arriveremo anche al 1907 e vi racconteremo quello che accadrà. La vera storia di Padre Pio si ferma, continueremo nel prossimo appuntamento, intanto voi avete sempre a disposizione diversi strumenti per rivedere le puntate dedicate alla vera storia di Padre Pio sul nostro sito padrepio.tv oppure attraverso il sito padrepio.it.